dei cambiamenti culturali, dei cambiamenti di modo di fare, di organizzazioni, e questi cambiamenti sicuramente coinvolge un po' tutti, coinvolge le istituzioni nazionali, le istituzioni regionali, le associazioni, le imprese, tutti coloro che magari cercano di portare avanti per quanto ci riguarda il discorso economico. E anche la Confindustria dopo 100 anni di Confindustria nazionale, 70 magari di Confindustria locale, ha ritenuto opportuno adeguare i propri organismi, il proprio modo di fare nuovo che possa essere adeguato al periodo che noi stiamo percorrendo, un periodo nuovo, un periodo di confronto internazionale ma anche nazionale. E naturalmente già come sapete un anno fa, nel giugno 2014, la Confindustria nazionale ha approvato uno statuto in cui cambia un po', semplifica e va a semplificare la propria struttura cercando di adeguarla ai tempi. Su questo nuovo statuto ci sono tre obiettivi principali che mi piace ricordare. Uno è quello di una maggiore organizzazione a livello europeo, perché oramai le partite si giocano più serie e naturalmente anche la Confindustria deve essere presente, una presenza massiccia. Ci deve essere una presenza a livello nazionale, naturalmente a Roma, alla Stella, ma di confronto di propositivo e anche cercare di far capire a Roma l'importanza, se ancora non si è capito, di quello che può essere il manifatturiero, che è il motore dell'occupazione. Senza manifatturiero non c'è occupazione. Ma ha stabilito anche un presidio forte regionale, naturalmente dicendo che ogni regione si debba raffrontare sempre di più il sistema confindustriale con gli organismi regionali che hanno diverse deleghe da parte del governo, anche dell'Europa, vedi i fondi europei. Allora ecco, però questo, diciamo, questa riforma non obbliga la base ad avviare quel discorso di cambiamento, ma lascia proprio alla base trovare tutte le soluzioni ideali perché possa anche il sistema regionale confindustriale adeguarsi ai questi cambiamenti.